di economia all'Università di Trento. Tocca a me, quindi adesso devo rimanere nei tempi anch'io perché altrimenti diventa problematico. Allora, sui bancomat, mi sembra che il problema sia ancora più complicato, nel senso che rimangono aperti 30 bancomat durante la notte perché in molti casi esistono ancora i costi per andare a prelevare un bancomat di una rete bancaria diversa da quella in cui si ha il conto corrente. E quindi insomma è un problema di regolamentazione ancora più ampio. Allora, siccome devo rimanere nei tempi, parto dalla fine, così se dovessi essere interrotto prima sapete già quello che volevo dire, il messaggio principale. Il messaggio principale che volevo lanciare è che dal punto di vista strettamente economico, e qui non intendo in termini di numeri, intendo in termini di ragionamento economico, gli interventi per la riqualificazione energetica sono preferibili in assoluto rispetto a qualsiasi altro tipo di intervento per la salvaguardia ambientale, perché i meno impattanti in gergo, quelli che hanno meno distorsione. Allora, detto questo, che è quindi il messaggio finale, adesso mi prendo gli altri 14 minuti e mezzo che mi rimangono per cercare di spiegare il perché. Allora, il perché richiede di fare un paio di passi indietro e quindi vi chiedo insomma provare a seguire il filo del ragionamento. Crisi economica e deficienza energetica sono un trade-off per la società, nel senso che entrambi hanno dei costi molto forti e quindi se dobbiamo salvaguardare l'ambiente abbiamo bisogno di investire del denaro, ma in tempi di crisi questa cosa è molto difficile. In realtà il trade-off è sempre esistito, nel senso che qualsiasi attività di natura economica consuma risorse, per definizione. In questo momento la cosa è ancora più grave, ovviamente, e quindi bisognerebbe stabilire delle priorità. Qual è stata l'intuizione geniale con il quale Barack Obama ha vinto in parte per questo motivo le elezioni presidenziali qualche anno fa? Quello di riuscire a trasformare un trade-off in un unico obiettivo, inventandosi alcuni slogan, in particolare quello della Green Economy, grazie alla quale sarebbe stato possibile avere un Green New Deal, quindi fare in modo che l'intervento pubblico di stimolo all'economia fosse un intervento pubblico finalizzato alla salvaguardia ambientale. In questo caso invece di avere un trade-off in realtà si ha l'individuazione di un unico obiettivo, quindi salvaguardia ambientale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso l'investimento pubblico. Questa cosa in realtà non ha funzionato tantissimo, al punto tale che di green economy dopo la moda passeggera non si parla quasi più. Perché in realtà ovviamente quando si cerca di trasformare un trade-off in un unico obiettivo, qualche cosa per la strada scappa. E in questo caso quello che è scappato per la strada è che in realtà qualsiasi tipo di intervento deve essere analizzato sia nei costi che nei benefici. Quindi quello che bisognerebbe fare sarebbe sempre ricordarsi di questo. Perché è interessante questo esempio? Perché in realtà la salvaguardia ambientale, che è il tema fondamentale poi alla fine della serata di questa sera, è un caso molto interessante di un doppio fallimento, sia del fallimento del mercato sia del fallimento dello Stato. E quando siamo in presenza di un doppio fallimento noi dobbiamo prestare una particolare attenzione per cercare di capire quali dovrebbero essere gli interventi sia da parte del privato sia da parte dello Stato. È un fallimento del mercato per un motivo molto semplice, è una cosa che viene insegnata a tutti gli studenti del primo anno del corso di economia. Il mercato da solo non è in grado di fare una salvaguardia ambientale, perché i consumatori in generale non sono dotati di un grado di altruismo e le imprese non sono dotate di un grado di sensibilità nei confronti del sociale, tale da permettere loro di internalizzare quella che a tutti gli effetti è un'esternalità, cioè il fatto che nel momento stesso in cui io produco e consumo una parte di ambiente, quella roba lì non la pago, ok? E nel momento in cui io non pago una cosa che consumo, tendo a consumare troppo e di conseguenza scarico questi costi sul resto della collettività. D'altro canto abbiamo un fallimento dello Stato, e
In realtà quando ho un fallimento del mercato lo Stato dovrebbe intervenire per riuscire a risolverlo. Quindi quello che si fa di solito è fare in modo che lo Stato intervenga attraverso forme di regolamentazione. Il problema è che lo Stato molto spesso fallisce per un motivo molto semplice. L'ammontare complessivo di informazioni che dovrebbe avere a disposizione un policy maker per riuscire a capire quali dovrebbero essere le azioni ottimali da parte del settore privato è talmente elevato da essere praticamente impossibile da recuperare. Quindi da un lato noi abbiamo che il mercato da solo fallisce, lo Stato da solo fallisce, bisognerebbe trovare un modo per far recuperare al mercato il meglio di se stesso, cioè la capacità di rispondere a degli incentivi di natura economica. Io faccio una cosa perché mi conviene, non perché io sono buono o amo l'umanità, e fare in modo che lo Stato sia in grado di garantire degli incentivi senza pretendere necessariamente di dettare la linea, perché molto spesso queste informazioni non ce le ha. Quando si parla di regolamentazione, di modalità che lo Stato ha di intervenire nell'ambito del rispetto per l'ambiente, ci sono fondamentalmente due modi. Il primo è quello di far pagare delle tasse, perché abbiamo detto che il consumo di ambiente è un consumo di qualche cosa che io non pago, quindi se io faccio in modo che questa cosa venga pagata, alla fine questa cosa rientra nell'ambito del mio conteggio di natura economica e quindi se la devo utilizzare ci sto attento. Questo di solito si fa o appunto con l'applicazione di una tassa oppure con la creazione di un mercato dove prima un mercato non esisteva. Entrambi questi tipi di strategie sono state applicate, ad esempio nell'ambito della strategia di Kyoto è stata data la possibilità di creare una serie di mercati attraverso un meccanismo che si chiama in gergo tecnico cap and trade, cioè io ti individuo un obiettivo massimo all'interno del quale tu devi rimanere, ad esempio una certa quantità di inquinamento, divido questa certa quantità di inquinamento in un certo numero di quote, distribuisco le quote, dopodiché se tu vuoi inquinare più di quello che hai in termini di quota sei liberissimo di farlo, ma ti devi comprare le quote di qualcun altro. Oppure, se tu non vuoi comprare le quote di qualcun altro e il prezzo che della quota tende ad aumentare, hai un'unica strategia da fare, cioè quella di investire in innovazione energetica in modo tale da consumare meno e quindi riuscire a guadagnare sulla quota che hai a disposizione. In alcuni casi questi meccanismi funzionano, in altri no, perché un mercato è un mercato e di conseguenza bisognerebbe assicurarsi che non sia manipolabile. L'esempio del mercato per i certificati verdi, per esempio, in Europa è stato una sorta di fallimento da questo punto di vista. Quindi il problema dell'informazione continua a rimanere, così come il problema dell'informazione per le tasse continua a rimanere, perché anche qui, quando insegniamo ai nostri studenti che cos'è una tassa di questo genere, si parla della tassa di PIGU, no? Quindi mi riferisco a Francesco che sa molto bene queste cose. Ma lo Stato non è in grado di capire esattamente quanto io dovrei pagare perché l'Adige è inquinato e qualcun altro lo sta inquinando e quanto dovrebbe pagare chi lo sta inquinando a monte per fare in modo che io sia compensato dal fatto che lui inquina. È un calcolo complicatissimo, come si fa a fare un calcolo di questo genere? Non è detto che non si possa in assoluto, ma in generale quando si fanno calcoli di questo genere si rischia di sbagliare. Allora, siccome io non vorrei passare per l'economista che dà numeri a caso, non lo faccio mai, evito di darli e dico: è più alta la possibilità di fare errori rispetto alla possibilità che abbiamo di fare la cosa giusta. L'altra strada invece rispetto al far pagare l'ambiente è quello di fare in modo che la gente venga pagata perché non inquini, quindi di dare dei sussidi. Qui però c'è un ulteriore problema, perché non dimentichiamoci che c'è il fallimento del mercato ma c'è anche il fallimento dello Stato. Io ti pago perché tu faccia determinate cose. Al di là del vincolo di bilancio, su cui entreremo fra un secondo, ci sono anche qui due modi per farlo, questa cosa. Io ti pago perché tu faccia determinate cose. O lo Stato sceglie la tecnologia che noi privati dobbiamo utilizzare, esempio gli incentivi sul fotovoltaico. Lì non c'è molta scelta. Se tu vuoi accedere al conto energia in quella maniera lì, devi installare dei pannelli solari. Benissimo, è un modo come un altro per riuscire a limitare il problema dell'inquinamento, però nel momento stesso in cui noi facciamo un'operazione di questo genere significa che stiamo investendo, e lo Stato sta investendo in maniera massiccia in un'unica tecnologia, e ci sono molte altre tecnologie che potrebbero avere delle capacità di resa maggiore
aiutata dall'innovazione tecnologica rispetto a quella che viene scelta ex ante dallo Stato e che viene sponsorizzata attraverso l'intervento. Lo Stato ha le informazioni per sapere se questo tipo di tecnologia è più efficiente o no. Nel caso dei pannelli solari probabilmente la cosa è anche andata bene, perché l'efficienza energetica è aumentata, qualcuno dice non troppo, ma insomma un po' l'efficienza energetica è aumentata. L'innovazione tecnologica sta spingendo molto forte da questo punto di vista, perché ad esempio ci sono i film sottili in questo momento, no? Quindi sono nuove tecnologie che stanno arrivando. Però provate a pensare se lo Stato avesse spinto molto forte sull'auto di idrogeno, che si è rivelato un buco nell'acqua e terrificante. Quindi esiste un rischio molto forte. L'altro modo per pagare la gente è quello non di scegliere una tecnologia, ma di fissare un obiettivo. E l'obiettivo finale nel nostro caso è quello di avere meno CO2 in circolazione e dire guarda, tu in realtà ti devi assicurare di raggiungere quell'obiettivo lì, la tecnologia che usi non è un problema mio, è un problema che riguarda il mercato, e cioè riguarda i consumatori e le imprese, e questo modo di fare le cose garantisce che il mercato sia in grado, pur fallendo se io non intervengo come Stato, sia in grado di dare il meglio di se stesso. Perché a questo punto entra effettivamente in gioco la competizione tra le singole imprese, le singole tecnologie e i consumatori. E questo permette di abbassare i costi. C'è un'altra cosa abbastanza interessante in termini di fallimento del mercato dell'energia solare. Sapete che in questo momento si stanno abbassando i sussidi? Questa cosa sta succedendo a livello internazionale. Per esempio sono già stati abbassati in Spagna, sono stati abbassati in Gran Bretagna, la Germania sta discutendo di abbassarli, in Italia si è abbassato. Allora la spiegazione che gira generalmente è che in realtà i sussidi vengono abbassati perché c'è una crisi finanziaria e lo Stato non ha più i soldi. Però pensateci un attimo, siamo sicuri che questa sia la spiegazione razionale? Dipende, perché in realtà in molti casi, ad esempio in Germania, ma in parte anche in Italia, non è che il sussidio venga pagato dallo Stato. Lo Stato chiede a chi gestisce la rete di energia elettrica di acquistare, quindi è un soggetto che è una SPA, che poi sia di proprietà pubblica o privata, in questo momento ci interessa poco, la quale quindi se deve pagare di più qualche cosa, non ha molte strategie alternative se non quella di scaricare il costo sugli utenti finali. Questo può anche andare bene, nel senso che la collettività nel suo complesso accetta di pagare un po' di più perché ha un obiettivo alternativo che è quello della riduzione dell'inquinamento. Però il problema è che se la tecnologia sta andando avanti e io non adeguo le tariffe, lì si forma una rendita, perché in realtà io continuo a mantenere il sussidio ad un certo livello, ma la tecnologia permette un abbassamento dei costi di produzione. E fino a quando io non abbasso le tariffe, questo significa una rendita per chi in realtà ha un certo tipo di tecnologia che sta vendendo e mentre chi usa l'energia è costretto a pagarla ad un prezzo più alto. Se si forma la rendita, io dovrei essere certo che in realtà l'adeguamento fra costo di produzione della cella di silicio e tariffa incentivante sia sempre in linea, ma in realtà questo non è possibile perché le informazioni sono informazioni di natura privata. Ulteriore esempio di fallimento dello Stato, di possibilità che questo si sposi con un fallimento del mercato. Quindi credo che l'intervento in termini del 55% che è stato utilizzato dallo Stato italiano sia il più efficace, nel senso che è quello che dà meno distorsioni, perché è in grado di risolvere contemporaneamente sia un fallimento del mercato che un fallimento dello Stato, ma costa, si dice. Allora, qui faccio riferimento a dei dati di Fonte Finco, che è fa parte della galassia Confindustriale. Le entrate per l'erario sono state di 6.350 euro nel triennio 2007-2010. Miliardi, sì, scusa. 6.350, no, non possono essere 6.350 miliardi. Il PIL italiano è 1.850 miliardi di euro, quindi non possono essere 6.350 miliardi. Sono 6 miliardi e 350 milioni. Okay?
L'uscita per l'erario è stata di 7 miliardi e 8, quindi c'è una perdita secca. Però da che cosa è data la perdita secca? Perché questo è abbastanza interessante. La perdita secca è data dal fatto che nell'ambito del bilancio dello Stato vengono conteggiate anche le minori entrate per le accise. E cioè il fatto che siccome una casa consuma meno, in realtà viene utilizzata meno energia e lo Stato intasca meno perché intasca meno di accise. Per usare l'esempio che hanno usato i colleghi di Confindustria, è come dire che in realtà io dovrei preoccuparmi del fatto che la gente fuma meno e quindi di conseguenza lo Stato ci rimette, è un esempio di questo genere. Al netto di questo il 55% si ripaga in realtà, perché lo scostamento è di pochissimi milioni di euro che sono supportabili con un cambiamento praticamente a parità di bilancio da parte dello Stato. Quindi se io mi dovessi porre, e ho praticamente finito, mi dovessi porre il problema di chiedere qualche cosa al privato e al pubblico, che cosa mi sentirei di chiedere? Beh, non credo che sia necessario fare molto di più che non mantenere in piedi la legislazione che già in questo momento c'è. Non credo che possiamo permetterci di pensare a ulteriori sussidi, non è credibile. Sarebbe già sufficiente riuscire a mantenere quello che già c'è. Facendo che cosa? Beh, ad esempio a livello locale, io non ho i dati su questo, ma sarebbe interessante chiederselo. Tenendo conto che è la riqualificazione la chiave di volta, quanti sono stati i patti a livello regionale che hanno previsto un aumento volumetrico zero? Però queste sono scelte politiche, vogliamo dire che sono ad impatto zero, che anzi permetterebbero un volano in termini di riqualificazione energetica? Senza voler dare numeri in realtà, però questo sarebbe un incentivo secco ad intervenire in termini di riqualificazione energetica, perché quello che conta è la cubatura complessiva. Tu puoi anche tranquillamente buttarla giù la casa, rifarla come vuoi, secondo tutti i crismi che vuoi. L'importante è che a livello comunale sia la cubatura che rimane inalterata, non è necessario che rimanga inalterata la disposizione della casa. Così come mi sentirei di dire al mondo privato, è già stata citata questa cosa, il metadistretto della bioedilizia. Qui un piccolo ragionamento va fatto. Io non sono mai stato un grandissimo fautore della creazione di distretti d'imperio, perché chiunque si è occupato del problema, sa che in realtà i distretti industriali sono una peculiarità tutta italiana che è nata in assenza di qualsiasi tipo di natura legislativa. I distretti nascono perché si auto-organizzano. Pensare di crearli da blame mi è sempre parsa una forzatura inutile. Oltre al fatto che in realtà mi risulta che l'attuale giunta della Regione Veneto stia pensando ad un profondo ripensamento della legge sui distretti. Ciononostante, quell'esempio lì mi sembra un esempio vincente, perché tra l'altro, pur in assenza del rifinanziamento, perché credo siano 2 anni che non viene rifinanziato il bando della legge sui distretti, ha continuato a lavorare, si è riorganizzato dando vita ad un consorzio che ha visto la presenza sia del mondo datoriale, sia del mondo sindacale, sia del mondo, del mondo pubblico. Ed è praticamente tutto centrato nella provincia di Treviso, ma se è un meta distretto Veneto, perché non provare a ragionare cercando di allargare i confini di questo meta distretto? L'unica realtà territoriale che partecipa, ma credo solamente in termini figurativi, è la CNA di Rovigo, non ne ho viste altre. E cercare di ragionare all'interno di un distretto, perché esistono anche altri strumenti legislativi, esistono i contratti di rete, esiste un mondo intero di possibili forme contrattuali. L'importante è che ci sia la volontà sia da parte del pubblico ma anche da parte del privato, o si capisce che questo è effettivamente un business su cui vale la pena investire, oppure temo che di incontri come questi rischiamo di farne ancora molti e poi alla fine di riuscire a tirare fuori poco. Io penso di finirmi qua, non so se sono stato nei tempi, ma vi ringrazio.